a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto qualche momento insieme, insomma la nuova entrata, chiamiamola così, Abby. Dopodiché ci hanno riportato da Ellie e da Dina, che sono di pattuglia insieme, e alla fine si sono ritrovati in una situazione alquanto spinosa, perché si sono rinchiuse praticamente dentro un supermercato dove purtroppo ci sono tanti bei clicker, runner, infatti, insomma, che ci stanno aspettando. Ma che meraviglia! L'ultima volta, infatti, ci eravamo salutati esattamente qui. E dica. Ah sì, vabbè, questo già l'avevamo visto l'altra volta. Ma me lo fate rivedere. Grazie. Una bella molotov per dare fuoco un po' a tutto. Tieni premute le due per mirare e R2 per lanciare. Attenzione. Quindi va benissimo. Lo so bene. Certo, non ho intenzione di farmi esplodere. E quindi c'eravamo appunto salutati qua ragazzi, perché dobbiamo entrare da quella finestra. La cosa che mi ha colpito è che ragazzi, sembrerebbe che Ellie finga di essere anche lei potenzialmente infettabile, possiamo dirla così, non so se è il modo più corretto per dirlo, in quanto vedete, se mette la maschera, Dina le dice continuamente non voglio doverti sparare in testa e cose così. Quindi sembrerebbe proprio che nessuno degli altri della cittadina in cui sono sanno della sua immunità. Forse è stata una scelta precauzionale, probabilmente, perché magari qualcun altro avrebbe potuto fare pensieri un po' assurdi sapendo che lei è immune. È probabile, ragazzi. Quindi intanto, visto che siamo in una farmacia, perlomeno l'ambito di una farmacia, raccogliamo tutta questa bella robetta, perché ovviamente può essere utile. Abbiamo raccolto un po' di alcol, qualche pezzo di straccio, delle pillole, e mi sembra di aver ripulito l'aria, quindi possiamo andare avanti e entrare. Quanti ce ne sono dall'altra parte? Da qui non vediamo proprio chiaramente. Direi di prepararci, oddio, perché non sono solo runner ma anche clicker, esatto, quindi ce ne sono di diversa specie. Io direi di sì, sperando che i clicker non vengano ovviamente attratti dai nostri rumori. Speriamo ragazzi, speriamo, perché comunque sono ipersensibili ai suoni e questo lo sappiamo, quindi non vorrei attirarli per nessuna ragione al mondo. Quindi cerchiamo di essere cauti, assolutamente cauti. Dovremmo prima fare ragazzi tipo il giro largo e andare a beccare tutti i runner, così avremmo deciso di fare. Però non sembra così semplice. Vai Dina, mi raccomando, rischia di farti beccare, fai giri a caso. È stato utilissimo fare il giro lungo, utilissimo. Quindi fammo attenzione. Allora, oddio, chi è che mi sta a vedere? Chi è che mi sta a vedere? Chi? Bonnie, mamma mia, fatemi sta calma per favore, che poi subito ma chi è che mi vede? Chi? Oddio. Oddio, attenta Dina. Attenta che stai per staccare uno scaffale. Non so se te sei resa conto. Non mi dica arriva di qua ragazzi, perché mi sparo. No, non ci credo. Non ci posso credere. Zitto, 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 zitto. Che ti devo ammazzare così. Mi devo guardare un po' meglio intorno ragazzi. Sinistra. E lì c'è un clicker, bella. Non avevamo detto prima di ammazzare i runner? Tanto i clicker non ci vedono, basta che restiamo un attimo immobili. Il problema è, mi devo avvicinare il più possibile senza combinare casini. Allora, qui abbiamo un bel clickerino che si fa la sua gita giornaliera. L'altro runner dov'è? Non facciamo cazzate ragazzi, non facciamo cazzate, perché se dovessimo farci scoprire sarebbe un gran bel casino. Allora, lì ce n'è uno che sta arrivando da questa parte. Fortuna che i clicker non ci vedono, quindi dovrei aspettare che questo maledetto si giri. Approfittiamo.
Approfittiamo, senza fare rumore, mi raccomando. Dimmi che ho ucciso tutti i runner, per favore. Devo sperare sinceramente di sì. Allora, forse, e dico forse, cioè un forse ragazzi enorme, ho ucciso tutti i runner. Quindi, quello che ci resta da fare è ammazzare i cari clicherini. Però, sì, lo vedo, Dina. Lo vedo e come. Anche se ormai la mia maschera si è appannata a tal punto che mi servirebbero un paio dei mini tergicristalli per permettermi di vedere. Quindi facciamo... No, ma porco zio. Cioè, quanto mi devo muovere piano? Non li raggiungerò mai se mi devo muovere così piano. Regà, si accorgono del minimo rumore. Questo è un grosso rigo al culo. Allora, vediamo un attimino da che parte va. Non devo essere precipitosa per quanto io voglia essere precipitosa, ragazzi. Perché così impiegherò 3 anni per andare avanti. Ma sono piccoli dettagli. Facciamo piano, ragazzi. Quando la situazione lo necessita... Devo cercare di essere più stealth possibile, anche se così veramente, ragazzi, non li raggiungerò tipo mai e poi mai, mai e poi mai, mai e poi mai. Allora, qualcuno di voi, ragazzi, mi può confermare una cosa? Io non mi ricordo se nel primo The Last of Us fosse possibile ammazzare i clicker furtivamente. Perché mi sta venendo un dubbio. Oddio, forse era possibile, forse no. Non mi ricordo attualmente. Perché mi sembra che non fosse possibile ammazzarli a mani nude, una roba del genere. Forse mi sbaglio, forse no, ripeto. Questo, ovviamente, ragazzi, me lo confermerete voi. È anche per questo che adoro i vostri bellissimi commenti. Perché mi aiutate, mi date tanti bei consigli, mi ricordate tante belle cose. E... Sì, ammazza il bitorzolo che ti è venuto in faccia, amico. Mi dispiace per te. Ce l'abbiamo fatta? La caradina è ancora in modalità furtiva perché di là c'è un'ombra dall'altra parte. Però, allora, di qua sembrerebbe essere libero, ragazzi. Quindi fatemi dare un'occhiatina velocissima qua intorno per vedere se sto lasciando qualcosa oppure no. Ma mi sa proprio che ho preso... Oh, cazzo. Da dove... Porca miseria, sei uscito te? Da dove? Me lo spieghi? Mi piacerebbe tanto che tu me lo spiegassi. Ma da dove sei arrivato? Gnacca! Boh, è sbucato tipo dal nulla. Va bene. L'importante è che adesso sia... Ce l'abbiamo fatta? Era l'ultimo? Ok, era l'ultimo. Quando Dina si mette in posizione morti. Tranquilla, io sto tranquilla. Sì, pare. Ok, meno male. Ok, niente. Sai spore. Siamo delle grandi. Sì. Siamo? È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Ho fatto tutto io, praticamente. Te sei stata a grattarti le chiappone. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo una pausa. Comunque qua, ragazzi, sembrerebbe non esserci veramente più nulla. Quindi andiamo dall'altra parte. Vediamo se in mezzo a tutto sto macello c'è qualcosa. Bottiglia non possiamo usare. Qua c'è un'apertura nel muro. Colpi per pistola al massimo. Non posso ricaricare, vero? Sembrerebbe di no. Ok, non posso prenderli. E... altro? Direi di no. Qua non possiamo aprire. Di qua riusciamo da questa parte. Vabbè, l'apertura nel muro portava qui. Quindi comunque è perfettamente inutile. Io non vedo un cavolo. Te devo sollevare. Non mi dire, davvero. O che stai fissando gli scaffali vuoti? Cosa guardi, Dina? Va bene. Allora, forse ci possiamo arrampicare qua. Per caso. Che... No, supposizione sbagliata. Ma possiamo aprire qua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, issa. Quanto pesa. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. Ok, quindi la soluzione finale sono sempre i buci, praticamente. D'accordo.
Una volta che tu sei salita nel buco nel tetto, che famo? Ammazza, che fai, Ellie? Perfetto. Il cavo. Il cavo. Dovrebbe reggere. Ah. Ok, posso lanciare la corda. Al di là! È andata? Sì, cazzo. È andata! Sì, ma non c'è bisogno di tutto questo entusiasmo incredibile. Vai! Ok, perfetto. Vai! Sì. Reggerà? Reggerà. Vedi, poi dimmi se vedi qualcosa o cosa vai a fare là sopra. Stai attenta qua su. Ah, cioè, mi devo arrampicare pure io. Mi pare normale, insomma. Tieni premuto L1 per scalare le funi più velocemente. D'accordo, lo terrò a mente. Ammazza, oh, c'avevi proprio ragione. Cioè, sta un ventaccio. Qua giù. Sì, passano un gridi. Oh, i nostri cavalli. Vabbè, abbiamo ripulito. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Oh, madonna. Mamma mia, quasi ti cado addosso. Quanto siamo lontane dall'avamposto? Troppo. È dopo la prossima città. Ok, direi di andare. Mamma mia, ci stiamo. Io secondo me, regà, cosa potrebbe tipo congelare nel giro di 5 minuti in una situazione del genere, se non sei ben imbacuccato. Eppure in quei casi comunque te congeli, vuoi o non vuoi. Ehi, siamo ancora lontane. Qualche sì, minuto. Il punto è, come fanno a riconoscere la strada in mezzo alla bufera e con tutta sta neve? Complimenti per il senso di orientamento, perché io non ci sarei riuscita. Assolutamente. La tempesta peggiore. Rendo. No, impossibile. Siamo quasi arrivate. Conviene andare avanti a sto punto delle cose. Cioè, ovviamente, se siamo più vicini all'altro avamposto. Lo so, non ti fermare. Sarebbe stupido stare a tornare indietro. Ina. Oh, ma mi aspetti? No, non è possibile che le orme si siano già cancellate. È passata di qui prima di me. Dove vado? Dina, dove sei? Allora, qua è tutto chiuso. Così sembra. Regà. No, dai, non me potete mettere in ste Dina! Condizioni. Ma è passata di qui un attimo fa. Come fa ad essere già sparita? Cazzo. E cacchio sì. Dina. Cioè, aspettarmi Dina! No? Mannaggia alla miseria. Sto girando in tondo. Che sto a fare? Mamma mia, regà. Ma dove cazzo sono? Sto girando in tondo, mi sa. Dove cacchio devo andare? Dina! Oh! Ellie! Che cavolo! Ma scusa, aspettami! Non conosco la strada! Mannaggia la miseria. I cavalli non possono andare troppo veloci in queste condizioni. Ci siamo? Dentro! Lo so, dentro. Un attimo. Passa la testa. Aiuto. Almeno si è al riparo. Poveri cavalli, mamma mia. Si saranno congelati pure loro. Oh. Eri stata qui? Un po' di pace pure da sto L'avevo casino. Visto solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Va bene, diamo un'occhiata in giro, perché sì, d'accordo. Allora, cari cavallini, state buoni, fate i bravi e vediamo cosa abbiamo qua intorno di tanto interessante. Sembrerebbe una biblioteca o era una grossa libreria, non lo so. Credo più una libreria, probabilmente. Non sono sicura al 100%, ma vabbè. Io continuo a girare, eh? Magari è stato lasciato qualcosa qua intorno. Questa la posso aprire? Merda. È spaccata. Devo vedere cosa c'è lì dietro. Cioè, spaccata, è bloccata. Posso spaccare il vetro? Ah, è così semplice. Wow! Cosa c'è qui? Cosa abbiamo? Ingranaggetti! Tutta roba Materiali che ci sarà utile. Wow. Deve essere di Eugene.
Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché me l'ha nascosto? Boh, forse è geloso della sua roba. Non lo so. Che vuoi che ne sappia. Questa è aperta. Eugene Linden. Sì, c'era Eugene qui. Eh già, proprio così. Possiamo girarla? Era nelle luci. Insieme a Tommy. Davvero ottimo, va bene. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Oddio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Cioè, in tempi simili penso che, regà, un po' chiunque potrebbe essere capace di fare qualsiasi cosa, eh. Oh, che bello, gli fa un ritrattino? Ma nuova voce nel diario, aspetta, fammela vedere, scusa. La giraffa. Dina mi ha chiesto se andavo al ballo e mi ha sfiorato il braccio. Ah, non illuderti, non fare l'idiota. Lei fa così con tutti. Non rovinare la vostra amicizia, non rovinare la vostra amicizia, non rovinare la vostra amicizia. Quindi anche a Ellie ovviamente interessa. Dina. Che notata assurda, che paura e che sollievo e che ansia. Devo dormirci su. Eugene si teneva in contatto con le luci. Sapeva di me e Joel? Ecco perché le è venuto un po' un dubbietto. No, avrebbe detto qualcosa. Ok. E ha disegnato una giraffa. Le giraffe, ragazzi, sono un simbolo importante, no? Del primo The Last of Us. Una delle scene, secondo me, più emozionanti. Qua un'altra carta. La vogliamo vedere! Carta collezionabile. Un pelato! Laurent Foucault. Gravato da numerosi problemi di salute. Bla 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 bla. Criminale, ok, è un villain. È scritto tanto grosso. Che figata questo piccolo dettaglio che lei colleziona ste carte. Davvero carina come cosa. Allora, intanto continuiamo a guardarci intorno e a cercare come sempre materiali interessanti, anche se qua sembrerebbero non esserci. No, regà, ma dai! Guardate che ci hanno messo! No! C'è la PlayStation 3, la prima PlayStation 3 versione FAT, quindi. E tra le custodie Uncharted 2, e lì c'è anche Jack and Dexter, ragazzi. Ma dai! Che dettaglio fighissimo! Adoro, adoro, adoro. Io adoro ste cose. Poi ovviamente non sempre magari uno ci fa caso. Infatti se non mi fossi soffermata probabilmente non me ne sarei manco accorta. Ma sono dettagli che comunque sono davvero carini secondo me. Allora, proseguiamo dopo questa bella sorpresa. 7 ingranaggetti. Qua questi fogli documenti cosa dicono? Oddio! Sono Tommy e Eugene. Ah! Sembrano 2 sbarbatelli. Ma dai, sembra Jason Momoa quel tizio. Fighissima, fighissima, bello. Luci, stufe. Ci sarà un generatore da qualche parte. Beh, basta magari seguire qualche filo. Ok, ecco il generatore. No? Ah, eccolo qua. Direttamente. Tac. Possiamo accenderlo. Funziona? Così va. Oh, wow. Top! Notevole banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. Ottimo, è il primo banco da lavoro che incontriamo, ragazzi. Direi di fermarci un secondo. Vediamo quanti ingranaggi abbiamo a disposizione. 63, quindi ingranaggi e integratori sono risorse rare. Usali con attenzione. Ecco, già questo a me mi manda in crisi. Perché ovviamente giocando a intermedio, lo diceva la dicitura stessa, le munizioni, ragazzi, saranno un po' limitate. Quindi probabilmente varrà lo stesso anche per gli ingranaggetti. Quindi, allora, potenziamenti pistola. Pure sto dettaglio, ragazzi, che apre le armi, cioè, che figata. Allora, 40-30 per il rinculo. Io direi più 25 precisione, meno 35 rinculo. Direi di farlo.
Vedete, ragazzi, i dettagli. Cioè, dai, che cosa figa. Se prende, cioè, direttamente le armi e ci aggiunge pezzi. Sì, può funzionare. Cioè, è uno spettacolo, sta roba. Allora, con 33 ingranaggi che ci rimangono, ragazzi, non possiamo fare assolutamente niente. Quindi abbiamo potuto fare soltanto questo miglioramento. Spegni addirittura la lampadina. Che spettacolo. E adesso che abbiamo migliorato anche la nostra pistola. Una stufa. Top, riscaldiamoci un pochettino. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? E ci sarà qualche passaggio segreto? Non da qui. E ci sarà qualche passaggio strano, no? Qualche passaggio segreto particolare. Allora, qua c'è la stufa. Quest'altra roba a cosa è collegata? Scusate, proviamo a seguire il cavo. Cioè, perché comunque deve essere una cosa, una cosa elettrica, no? Per forza. C'è collegato questo, che sembrerebbe un computer, ma è stato qui abbandonato. Cavo giallo però arriva lì. Oddio, qua vedo un altro cavo giallo. Ah, allora non era collegato al computer. Forse continuava di qua. Proviamo a seguirlo. Dove arriva? Oh, ma tu guarda un po', una libreria. Ma chi l'avrebbe mai detto? Forza. Oh, Issa. Oh, Issa. Uno, due. Uno, due. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Fa poco la spiritosa. Magari stava bene solo. Magari no, magari non l'ha mai detto. Vabbè, qui non c'è nulla. Vediamo un po'. Usci. Oh mio Dio. Erba. Quintali di erba secca. Ora tutto si spiega. The fuck? Cioè, questo ci aveva una coltivazione intera di Maria qua sotto. What? Cassetta. Ehi, a quel coso per i video. Ah. Il lupo allupato. Oh mio Smash Dio. Smash Brandy Scooch. Questi sono porno. Gusti interessanti, Eugene. Cioè, ragazzi, sta di tutto qua sotto. Dai. Ma pensa un po'. Maria darebbe di matto se vedesse questo posto. Dove ha rimediato questa roba? Avrà impiegato una vita. Mi spiace che non me ne abbia parlato. Avremmo potuto aiutarlo. Magari voleva tenere per sé il suo piccolo laboratorio segreto. Cioè, che ne sai? E questa? Ah, è per Dina. È un bong antigas. What the fuck? Era in gamba. Ma è pazzesco tutto ciò, ragazzi. È bello rigiocarlo a distanza di tempo dopo averlo giocato una sola volta, perché veramente, ragazzi, cioè, non ricordo nulla. Questa cosa non me la ricordavo, ad esempio. Eccole qua. Ce ne ha già di pronte. Ce ne aveva già di pronte. Ma tu guarda un po'. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona. Perché l'erba va male? Scopriamolo. Riesci ad aprirlo? Sembra in difficoltà. Ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Bella madonna. Okay, come cacchio la chiudo questo coso? Ecco, facciamo prima. Ma che cazzo ti salta in mente? Sì, vai, è ovvio, è di vetro. Ma almeno l'ho aperto, no? Sì. L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? È il momento delle domande imbarazzanti. Su scala da 1 a 10.
dove uno è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore? Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so. Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. Prevedibile che accadesse. Da sole, fuori c'è una tormenta di neve, non si può uscire, dobbiamo per forza aspettare. Già c'è stata una piccola scintilla, già si capisce che ci piacciamo. Ragazzi, una cosa tira l'altra. E da qui, spam, ci riportano direttamente da Abby, che è ancora alla ricerca dell'avamposto. Grande. Infatti. Tanto per cambiare, quanti cacchio sono? Oddio, raga. Allora, facciamo attenzione. E vabbè, c'è un altro qua. Allora, mi occuperò prima di lui. Oh mio Dio. Ma che cazzo sono? Raga. No. Cioè, ho visto piovere. Infatti, come se non ci fosse un domani. Cazzo, dove vado? Oh, meglio correre, non so dove sto andando, ragazzi. Mi seguo l'istinto. So solo che mi stanno inseguendo. E non so quanti sono. Sono fin troppi, dove vado? Ma da dove sono usciti tutti? Cacchio. Ah, è gelata. Di sicuro. Andiamo di qua. Mamma mia, l'acqua ghiacciata, raga. Vestiti bagnati nella tormenta di neve. No, vabbè, ma qua muore congelata. Mamma mia, Abby, ma dove cacchio te sei ficcata? No, vabbè, raga. Via. No. Terribile. Ragazzi, non mi inseguite, lasciatemi. Dove vado? Panico. Via. Non mi toccate. Oddio, sta cosa chiederà. Palla. Corriamo, cazzo. Ricordiamoci che pure i graffi, ragazzi, possono essere pericolosi. Sta lontano. Dammi la mano. Dobbiamo scappare.
Non mi ricordavo neanche si incontrassero così. Possiamo continuare. Ma raga, cioè adesso come faccio? Come faccio? Di qua, dai! Cioè come... una pistola. Certo. Bene, dobbiamo andare. Resta vicino a noi. Dobbiamo avvisare gli altri e tornare con una squadra. Prima pensiamo a sopravvivere. Occhio alle finestre. Raga. Sono ovunque. Dobbiamo andare. A me già mi sta prendendo a malissimo, va bene? Manco solo a male, a malissimo. Io non ce la posso fare. Non posso. Non so come devo fare, raga. Non so come devo fare. Quella porta non li tratterrà. Dobbiamo sbrigarci. Scusate se non dico niente, ma lassù la finestra. Sono veramente stata colta di sorpresa da questa cosa, perché non, come avevo detto la volta scorsa, ragazzi, mi ricordavo in che modo poi ovviamente si sarebbero sviluppate le cose, quindi minimamente non mi aspettavo adesso questa cosa. E io già no, raga, è la via d'uscita. Idee su come salire? Prendi! Già non ce la posso fare adesso. Ehi, ragazza! Non posso. Spingiamola sul carrello! Stanno entrando! Avvicino la cabina alla finestra! Voi due tenete lontani! Però vi potete muovere! Cerchiamo di non usare troppi colpi, ragazzi, fin quando abbiamo qualcosa che possa funzionare per il corpo a corpo. No, pure clicker no, No, qua c'è un'altra sbarra di ferro. Ok, oh! Oh! Sei uscito te. Attenzione, che succede? Oh, clicker! Lo sistemiamo così. Eppure a te sistemo così! Però te devi muovere, Dio mio. Occhio! Non ho più... Ah! Non ho più nulla. Ah, per il corpo a corpo. Ok, mi sa che adesso devo usare per forza queste. Questa. Dai, Oh, regà, niente. Ho sparato tre colpi, ne è andato a segno uno, forse. Fatto! Andiamo! Ok, possiamo andare. Possiamo andare, andiamo. Vai! Dalla finestra! Andiamo! Bisogna vedere se siamo al sicuro pure qua, ma non credo. Non allontanarti! Dove stiamo andando? Di qua! Andiamo! Oddio! Qua non possiamo fare altro che correre! Corriamo alle porte! Che cacchio sono! Di qua, forza! Sì. Sono Tommy, lui è Joel. Come ti chiami? Abby, stai bene? Sì. Resistere, dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jackson. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno. No, fino i miei amici. Loro sono in una casa qui a nord. È recintato, il perimetro è fortificato. E dove sta Bolton? Funzionerà. Io penso alla mi sa porta. Che, bene. Mi sa. Tu vieni con me. Andiamo. Mi sa che già sapeva il suo nome. Forza!
Per questo ha fatto quello sguardo quando ha sentito il suo nome. E per questo le ha proposto di andare dove sta quel suolo. E questa invece? A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. Oh, cavolo. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo. Non cosa? Ci credo. Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Oddio. Fermo, aspetta così. Lì, ok? Non venire succede? Qui. Ecco. Ma che... Non guardare, forza, girati. Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Preoccupatissima. Sì, posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa, affronteremo la bufera, togliamo il disturbo. Avete spazio, asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro. Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. Che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona?
Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. Lo sanno tutti, lo sanno tutti. È come se sapeste già di noi. Perché è così. Nora, tutto bene? È andato, mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Puta madre. Joel Miller. Chi sei? Indovina. Se non mi fai il discorsetto che hai preparato e la facciamo finita. Mettigli un laccio. Forza. Allontanati. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. Ragazzi, che non ci sia veramente nulla da dire. Cioè, nulla da dire. È stato devastante la prima volta e lo è anche questa. Ovviamente. Ok, va tutto bene. Penso sia impossibile reagire in altri modi, ragazzi, eh. Poi, ovviamente, come al solito, sarò io esagerata. Joel! Sarò io la piagnucolona. Tommy! Ma non ce la posso fare. Da dove arriva? Ce la posso fare. Joel. Cioè, dire che guarda caso giusto lei è arrivata qua. Giusto lei. Fanculo. Le mani! Lasciatemi, cazzo!
lontano! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Li ammazza tanti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! C'è un trufolà! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Oddio, no! Come la ritorno? Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Ti devi alzare! No! No! Queste sono cose che non puoi superare, secondo me. Non puoi. Cioè, ti segnano per il resto della vita. Non puoi farci niente. Ciao. Ehi. Hey. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto.
Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo, che armi hanno. Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Allora ragazzi, io direi di non prolungare troppo questo video perché sennò viene davvero troppo lungo, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Io vi chiedo scusa se non ho detto praticamente nulla, ho pianto solo perché ragazzi queste sono cose veramente pesanti da affrontare e sto provando la stessa identica cosa che ho provato la prima volta, solo che questa volta... Di regola ero preparata a quello che sarebbe accaduto, ma penso che non si è mai abbastanza preparati a cose del genere, a maggior ragione quando accadono a personaggi simili, a personaggi che veramente hai imparato tanto ad amare, no? Quindi come ragazzi, quando riguardi magari lo stesso film commovente per l'ennesima volta, tu già sai cosa accadrà, ma comunque... Sono cose che, cioè, finte o meno che siano, a me personalmente, ragazzi, fanno male. Non so a voi, ovviamente vorrò sapere quali sono state le vostre reazioni a questa cosa e cosa avete provato nel vederla di nuovo, ma... Boh, ragazzi, davvero, cioè, non so che dire. È stato sconvolgente la prima volta ed è stato sconvolgente di nuovo adesso. Anche per il modo in cui è stato ammazzato. Poi, tra l'altro, Ellie ha dovuto proprio assistere a quel momento. E Joel l'ha vista, cioè l'ha vista l'attimo prima di morire. Non ha potuto dirle assolutamente nulla, ovviamente, perché era stato ridotto in quelle condizioni. Ed è stato, cioè, straziante, ragazzi. Allora... Cioè, e penso l'abbiano fatto nel modo più straziante possibile. Da qualsiasi punto di vista, il modo in cui Abby lo ammazza, il fatto che Ellie sia lì in quel momento, il fatto che Joel si sia reso conto che Ellie era lì. E magari il suo pensiero non è stato per lui, ma è stato per lei. Avrà pensato, oddio, speriamo che adesso non le facciano del male. Cioè, conoscendo Joel, probabilmente avrà pensato questo fino all'ultimo minuto. È stato, ragazzi, veramente devastante. Credo che straziante e devastante siano i due aggettivi più giusti per questa situazione. E boh, cioè adesso ci metterò un attimo a riprendermi, perché da ste cose non mi riprendo mai subito. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Gli obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao.